Buonasera a tutti voi. Dunque è iniziata con il piede giusto il cammino nel primo turno dei playoff per l'Europa Ovini Teate. La squadra di coach Piero Cohen, che vedete qui al mio fianco, ha battuto nettamente 81 a 55 la Luis Roma, primo tempo 42 a 27. In casa Teate 14 punti per Ponziani e Migliori, in casa Luis Martino 15 punti, Buonaccorsi 13. Coach Cohen, il punteggio è abbastanza eloquente, però la cosa importante è che la squadra ha tenuto alta la concentrazione, credo, per tutte e 40 minuti. Sì, la squadra è ritornata a quella di 3 settimane fa, quindi ha risposto bene. Sapevamo che dalla difesa dovevamo partire, avevamo preparato certe cose che i ragazzi le hanno applicate veramente in maniera quasi perfetta, e questo ci ha dato veramente tanto. La gara di ritorno giovedì prossimo, volete chiuderla lì, no? Ma sai, qui tutti vogliono chiudere sempre tutto, ogni partita però fa storia a sé. Oggi abbiamo vinto facile, però lo sappiamo, i playoff sono questi, sono imprevedibili, per cui è chiaro che andiamo là, ci proviamo, ci mancherebbe altro. Come sempre, gran pubblico qui alla Palatrical. Sì, veramente un grande pubblico, e voglio ringraziare veramente i tifosi che oggi ci stanno sostenendo e che sentiamo molto rumorosi. Che cosa invece, se vogliamo cercare il pelo nell'uovo, Cohen, non è andata per il verso giusto? No, è inutile fare quelli che vogliono sembrare insoddisfatti a tutti i costi. Oggi siamo contenti e pensiamo alla prossima partita, come è normale che sia, però una contentezza limitata a stasera, perché purtroppo nei playoff bisogna saper mantenere serenità, equilibrio, e non si può festeggiare. Grazie ancora, complimenti alla squadra, a Piero Cohen, presidente. Presidente Gabriele Marchesani, allora, avete iniziato come volevate, cioè con una bella vittoria netta, strapotere fisico sotto le plance da parte della squadra e anche un punteggio molto alto. Hai detto bene, cioè oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, con la F maiuscola, in tutti i suoi componenti. Abbiamo giocato contro una squadra che ha fatto molto bene nel girone D, tra virgolette li abbiamo annichiliti, abbiamo giocato una grande pallacanestro, e niente, ora ci aspetta un attimo, ecco, di andare giovedì a Roma e chiudere sicuramente senza paura. No, assolutamente no, perché non è nel nostro DNA aver paura di nessuno. Abbiamo visto anche questa sera un gran pubblico, ma ormai il Palatrical è così. Beh, oggi il pubblico delle grandi occasioni, però non è nulla di nuovo, perché ormai siamo abituati ad avere veramente un pubblico molto importante al Palatrical, e devo dire che oggi è stato ancora per una volta il sesto uomo sul parquet. Grazie al presidente. Grazie a voi. Gabriele Marchesani, c'è Migliori. Migliori, allora, per te 14 punti, ti dividi con Ponziani, colui che è stato il miglior realizzatore in casa Teate. Sì, buonasera prima di tutto. Vabbè, per noi l'importante è il risultato, cioè noi siamo una squadra di 10 giocatori che siamo tutti capaci, dai, a fare punti. Tocca una volta uno, una volta l'altro. L'importante è che abbiamo fatto una partita buonissima. Sinceramente non ci aspettavamo una differenza così grande, perché sappiamo che loro sono una squadra molto intensa e molto fisica, però siamo stati bravi a prepararla e seguire quello che ci aveva chiesto Piero in settimana. Già all'intervallo lungo più 15, 42 a 27, insomma, la partita aveva già preso un indirizzo ben preciso. Sì, però noi eravamo consapevoli che loro sono una squadra che non mollano mai, sapevamo che quella differenza era importante, ma non era ancora tutto detto. Siamo stati bravi anche lì a non calare in intensità, che è la forza loro e anche la nostra adesso. Siamo stati bravi in quello, a mantenere quella differenza e alla fine allungarla un pochettino di più per finire la partita un po' più tranquilli. E avete mantenuto per tutti e 40 minuti proprio la stessa concentrazione. È questo quello che occorre in questi playoff? Sì, guarda, eravamo molto fiduciosi, no, di vincere prima, sino di fare una bella partita, perché abbiamo fatto una settimana molto intensa, tutti molto concentrati sul pezzo. Abbiamo voglia di iniziare bene questa serie e è stato fatto. Adesso già pensiamo giovedì, che sarà un'altra guerra. Giovedì per chiuderla. Speriamo, andiamo tranquilli, speriamo, faremo tutto il possibile. Grazie di cuore a Migliori. Allora, a questo punto sì, io restituisco la linea allo studio, a meno che non ci siano delle domande. No, beh, avete detto tutto con Piero Cohen, con Gabriele Marchesani e con il
con Franco Migliori che tra l'altro protagonista subito, pronti via con tanti punti messi al referto, quindi direi che va bene così. Paolo, grazie per il tuo prezioso contributo in diretta dal PAL Tricalle di Chieti. Ciao Paolo, grazie. Grazie a voi e buonasera da parte mia e da parte del tecnico Alberto Capo.